se non entro cerchiamo un lavoro, aspettiamo il prossimo anno. Ho provato l'anno scorso a fare i test e non è andata bene, quest'anno si spera nella rivincita. Su 74.000 persone che provano, no, mi sembra difficile che io entro proprio a Catania con 4.000 persone che oggi hanno come prima scelta. Sei disposto anche a spostarmi in Alta Italia, in qualsiasi posto, pur di studiare e fare quello che mi piace per i miei ideali. I 90 minuti che ci daranno non basteranno a completarlo tutto. Per esempio in veterinaria non sono riuscita a leggere tutte le domande. I preesami secondo me in generale non è che sono tanto una cosa positiva. Credo sia più giusto tenere il numero aperto, chi ha le capacità per mantenere un livello scolastico alto rimane. Quando arrivano 2000 studenti dove li facciamo sedere? Al cinema? E non è che possiamo fare medicina al cinema, né possiamo fare medicina non in reparto. Un blocco per molti studenti, ma secondo me è anche molto utile per diciamo, eliminare chi comunque cerca di entrare togliendo del posto a chi veramente piace questo studio. Questa è un'ingiustizia, io credo che il metodo migliore sia quello di far iscrivere a tutti e poi di valutare questi ragazzi in sede d'esame. Se è valido o se non è valido lo dirà la vita, lo diranno gli esami, i test, il test vero è la vita, assolutamente, non è sicuramente la prova che faranno oggi. I numeri di partecipanti sono elevatissimi, le aspirazioni sono tantissime e purtroppo in media in tutte le, diciamo, le sedi non più del 10% potrà entrare. Per me accessibile, poteva svolgere perfettamente, non era parte difficile. Un po' chimica e biologia, comunque il resto si poteva fare. Difficilotto. Dopo essermi preparata spero che almeno sia andata bene. Più facile di quanto pensassi. Come me l'aspettavo, abbastanza difficile, soprattutto per me la parte di chimica, non avendo delle buonissime basi. Me l'aspettavo un po' più complicato, perché per il corso che ho fatto io dell'Unimed erano molto più difficili le domande. Caldo, c'era molto caldo e il test era lungo. Molte domande richiedevano un sacco di tempo. Ho fatto 3 mesi di studio da sola, insomma spero sia andata bene comunque. Non lo so fino a che punto, come dire, ne valga la pena veramente per questi ragazzi sforzarsi così tanto, se poi rimane sempre un punto interrogativo su quello che sarà poi il futuro lavorativo. Perché questo è il grosso dilemma, ecco, quindi magari tantissimi di questi ragazzi poi saranno costretti ad andare all'estero e quindi noi siamo sempre alle solite, no? Produciamo intelligenze, produciamo professionisti per far godere poi i benefici di questi investimenti agli altri paesi.